le 8 storie di quest'anno sono storie che veramente ci portano indietro e avanti nel tempo e ci danno sia la dimensione degli eventi storici che tracciano, ma anche una dimensione molto molto umana. 8 testimonianze di persone comuni. Dal 12 al 15 settembre torna infatti a Pieve Santo Stefano il premio Pieve, il concorso dedicato ai racconti autobiografici inediti. 35 anni di noi è il tema dell'edizione 2019, 35 infatti come le edizioni del premio e come gli anni dell'archivio. La Camera di Commercio è stata accanto alla nascita dei diari di Pieve, le ha visti crescere fino ad arrivare oggi al 35esimo compleanno di una manifestazione matura, cresciuta e direi attualissima. In un'epoca di social, di messaggi sintetici molto stringati, ecco, poter apprezzare l'emozione della scrittura, della storia autobiografica scritta con il cuore è una cosa unica, quindi un evento straordinario, attrattivo per Pieve Santo Stefano e per il suo territorio, un evento di promozione in cui tanti turisti, tanti visitatori vengono a sentire queste storie, questo spaccato di storia italiana, ripeto, scritto con le mani ma moltissimo col cuore. Cuore del festival, come sempre, le 8 storie finaliste, tra le quali sarà votato il vincitore del premio Pieve, che sarà consegnato il 15 settembre. Sono storie di sofferenza, ma al tempo stesso sono storie che incrociano con la storia d'Italia, ma forse io voglio allargare questi confini, si va oltre, si va in Europa, si va nelle Americhe, si va in Africa, quindi è sempre più una dimensione dell'archivio, quella dove ci conducono le storie finaliste, sempre più internazionale, no? E quindi questo luogo nato in un piccolo paese della Toscana, un po' ai margini, diventa il centro di un'umanità che chiede di essere ascoltata. Le 8 storie di quest'anno in particolare chiedono tutte di essere ascoltate, perché sono prevalentemente memorie, autobiografie, quindi ricostruzioni di un percorso di vita fatte probabilmente nella fase finale della vita di queste persone. Hanno voluto lasciare una traccia, così come hanno fatto gli 8.500 che già abitano nel Palazzo delle Storie Pieve Santo Stefano.